Benvenuti nel canale di Simo Graphics. Questa è la rubrica Cuchiniamo e quest'oggi andremo a cucinare una ricetta molto particolare: l'insalato tonnale con una verdura anch'essa molto particolare. Andiamola a scoprire. Per l'insalato tonnale occorre un cavolo rosso, 5 o 6 mele e 5 cucchiai di maionese. Per la preparazione della nostra insalata iniziamo col togliere le prime foglie del cavolo. Tolte le foglie, bisogna tagliarlo finemente o con una affettatrice o con un coltello. Per un taglio migliore lo giriamo, così almeno non prendiamo il centro che è il più duro. Una volta tagliato tutto il cavolo rosso, iniziamo nel sbucciare le mele e tagliarle a fette, dopodiché a cubettoni. Una volta tagliato le nostre mele, mischiamo il tutto e incorporiamo la nostra maionese. Quando abbiamo amalgamato bene i tre ingredienti, la lasciamo in frigo per 2-3 ore per far sì che il cavolo si ammorbidisce. Bene, questa è la fine della ricetta e l'abbiamo lasciata in frigo 2-3 ore per far sì che il cavolo si ammorbidisca. Come possiamo servirla questa ricetta? Va benissimo sia per antipasto che anche per un contorno. Bene, durante la permanenza del cavolo che si ammorbidisce in frigo abbiamo fatto anche i pancake utilizzando la ricetta classica che trovate qui, il link al video, però aggiungendo all'impasto la farina di cocco che dà anche un tono in più alla... Sì, anche un po' di dolcezza e anche più sapore ovviamente. Sì.
Ebbene, questa è la fine della ricetta. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, anche condividete il video nei social network dove volete, ditelo anche agli amici, iscrivetevi anche al canale e noi ci vediamo a un'altra ricetta di Cuchiniamo. To rain is to discreet.